ritrovati con l'Abruzzo del pallone, la domenica calcistica di TV6 tra Serie C e Serie D. Vedremo com'è andata la giornata odierna, quella che abbiamo raccontato nel pomeriggio. In Serie C, pareggio interno deludente del Teramo contro il Monopoli, 1-1 per la formazione di Massimo Paci, va sotto con la rete di Gebre e poi riesce a pareggiare con il calcio di rigore di Pinsauti. In Serie D solo 4 su 5 in campo delle formazioni abruzzesi, perché Pineto Matese è stata rinviata. Ottime notizie per quanto riguarda Vastese e Castelnuovo, anche per il Notaresco, che però giocando contro il Giulianova, i giallorossi sono l'unica formazione della nostra regione che esce sconfitto da questo turno di campionato. Ovviamente, come detto, Pineto Matese è stata rinviata in una giornata di campionato che ha visto ancora una volta il successo anche in vetta alla classifica del Campobasso. Ma faremo la disamina, l'analisi di questa giornata partendo dalla Serie C e poi nella seconda parte anche in Serie D con voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060 con le immagini, le interviste e i nostri ospiti, quelli che mi accompagnano di consueto. Ovviamente saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. E come detto, siccome partiamo dalla Serie C, andiamo subito in collegamento con chi oggi pomeriggio ci ha raccontato la partita, la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a voi. Vediamo i numeri di Serie C e Serie D della giornata odierna, ricordandovi che per quanto riguarda la Serie B si tornerà in campo martedì alle 19 con Empoli Pescara, e questo mi dà lo spunto per ricordarvi che in questa settimana anche Proteramo slitta di 24 ore, quindi martedì sera sarà tutta dedicata alla Serie B, ad Empoli Pescara al post gara, mentre mercoledì alle 21 in diretta ci sarà Proteramo per analizzare la partita odierna, ma già saremo praticamente a metà settimana, quindi ci proietteremo già alla trasferta contro la Casertana. Abbiamo chiamato i risultati e la classifica del campionato di Serie C, li vediamo. Bari Viterbese 0-1, Avellino Palermo 1-0, Cavese Paganese 1-0, Teramo Monopoli come detto 1-1, Turris Bisceglie 2-2, la Juve Stabia vince a Francavilla Fontana 1-0 e il Foggia vince a Potenza con lo stesso punteggio, gol di Del Prete in apertura per i Satanelli pugliesi. Alle 20:30 c'è Catanzaro Vibonese, domani ci sarà Ternana Casertana. Ternana può chiudere di fatto il discorso campionato in questo turno che vedeva riposare il Catania. La classifica del girone C che vede il Teramo al sesto posto con la Ternana che comanda, il Bari al secondo posto, l'Avellino a meno 1 dai Galletti pugliesi a 41 contro il 42 del Bari, 36 punti per il Foggia, 34 per Catania e Teramo, 32 per il Catanzaro, 30 per la Juve Stabia, 28 per Virtus Francavilla e Turris, 27 per Casertana e Palermo, 25 per la Viterbese, 22 per la Vibonese, 21 per il Monopoli, 17 per Potenza e Bisceglie, 16 per la Cavese, 15 per la Paganese, che dunque diventa il nuovo fanalino di coda, perché la Cavese, vincendo proprio lo scontro diretto, di fatto scavalca i rivali odierni. Cavese è profondamente ristrutturata, migliorata, e che evidentemente sta cercando di recuperare e di trovare una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava davvero insperata. In Serie D, girone F, anche qui i risultati prima e poi la classifica del turno numero 16, la penultimo del girone di andata: Briglia Monte Giorgio 2-1, Atletico Porto Sant'Elpidio Vastese 0-1, Fiuggi Campobasso 1-2, Giulianova Notaresco 0-2, stesso punteggio ad Agnone tra Agnonese e Castelfidardo 2-2, tra Recanatese e Vasto Girardi, Rieti Castelnuovo 3-4, partita scoppiettante a dir poco. La Cinzia Albalonga che vince a Tolentino 1-0, come vedete rinviata a Pineto Matese. Vediamo la classifica del girone F, comanda sempre il Campobasso che ha 33 punti, 30 punti per il Castelnuovo, 28 per il Notaresco. Vi ricordo che Campobasso e Notaresco, come vedete, gli asterischi hanno due gare da recuperare. 24 punti per un quartetto: Vasto Girardi, Castelfidardo, Rieti e Cinzia Albalonga, 21 punti per la Vastese, 20 per la Briglia, 19 per la Recanatese, 18 per il Fiuggi, 17 per il Pineto, che in settimana ha cambiato allenatore via Maolo, e dentro la promozione di Marco Pomante, qui facciamo davvero un grande in bocca al lupo. 14 punti per il Monte Giorgio, 12 per il Tolentino, 10 per il Matese, 6 per il Giulianova, 3 punti per Agnonese e Atletico Porto Sant'Elpidio. Bando alle ciance, cominciamo subito con il servizio della nostra Ania Cantagalli. Teramo Monopoli 1-1.
Finisce 1-1 tra Teramo e Monopoli con i biancorossi che allungano sì la striscia utile, ma fanno comunque ben poco per vincere la gara e sfruttare appieno le mura del Bonolis. Paci inserisce due novità rispetto alla formazione vista a Foggia, con Diachité e Viero a prendere il posto rispettivamente dell'acciaccato Vitturini in difesa e dell'infortunato Mungo a centrocampo. Che gli ospiti siano molto diversi da quelli incontrati nel girone di andata si capisce subito dall'aggressività e nella velocità di provare a far male ai padroni di casa. Al quinto Nicoletti impegna Lewandowski dagli sviluppi di un calcio d'angolo, bravo comunque a sbrogliare una situazione pericolosa. Il Teramo si fa invece vedere su un paio di palle inattive, ma senza creare grossi patemi a Satalino. Gli ospiti perdono poi Nicoletti per infortunio al 21esimo, con Mercadante a prenderne il posto in difesa. Così da una fase di possesso palla del diavolo, il Monopoli fa partire la ripartenza che porta Ghiebre con un bel diagonale a trafiggere Lewandowski e mandare avanti nel punteggio la formazione di Scienza. Il Teramo accusa il colpo, Arrigoni ci prova in qualche modo al 26esimo con un Teramo che termina a lato, ma i biancorossi non pareggiano l'atteggiamento che mettono invece in campo gli avversari. Al 33esimo Bonino impegna Lewandowski dalla distanza, ma sarà poi Soprano a dover abbandonare forzatamente il campo per un problema muscolare. Paci al suo posto inserisce K con Costa Ferrera che di conseguenza torna a fare il terzino. Il secondo tempo inizia con l'ingresso in campo di Trasciani al posto di Viero, con Costa Ferrera che cambia di nuovo ruolo e va a fare la mezzala per un Teramo che si veste con un inedito 3-5-2, mettendosi a specchio del Monopoli. L'episodio a favore del diavolo arriva all'ottavo. Riggio trattiene Bombaggi in aria. Il giocatore del Teramo finisce a terra con il direttore di gara che assegna il calcio di rigore a favore dei biancorossi. Dal dischetto Pinzauti trasforma e pareggia i conti. Scienza, vedendo i suoi in difficoltà, corre ai ripari e chiama fuori Bonino e Vassallo per Soleri e Giuliano. Al 21esimo Diachité non trova di testa la porta da un calcio d'angolo battuto da Rigoni. Con i cambi le cose sembrano però migliorare in casa Monopoli, che si fa preferire in fase di possesso rispetto ad un Teramo che invece preferisce attendere e ripartire. Non si vedono grandi occasioni comunque fino al termine della gara, ma gli ospiti ci provano con maggiore intensità rispetto ai biancorossi che invece sembrano accontentarsi del pareggio. Finisce così, senza ulteriori emozioni, con il Teramo che domenica prossima sarà di scena in trasferta contro la Casertana. Allora Ania, vengo da te per un commento a freddo che è stata la partita, poi ascolteremo Paci che ha detto beh, sono soddisfatto per come è andata la gara perché il Monopoli si è solo difeso. Io non l'ho vista proprio come l'ha vista Paci, a me non è sembrato che il Monopoli si sia solo difeso, a me è sembrato che il Teramo non ha giocato. No, assolutamente non sono d'accordo neanche io, anzi per diversi tratti di gara il Monopoli si è fatto preferire perché alla fine non è che ha agito solo in ripartenza, ma soprattutto nella seconda parte della ripresa si è fatto preferire per gestione del possesso e comunque intensità che ha messo in campo la formazione di Scienza, lasciando perdere il fatto che non abbia creato occasioni e che non ci siano stati pericoli. Comunque si è vista per me una maggiore voglia da parte del Monopoli di provare a vincere la gara di oggi. Pensavo per il Teramo che un eventuale successo di oggi avrebbe dato anche un pensiero diverso rispetto al pareggio di martedì scorso contro il Foggia. Mi spiego, il pareggio di martedì scorso è stato buono per il punto ma davvero molto brutto per quanto riguarda la prestazione sia dall'una che dall'altra parte. Vincere oggi avrebbe dato uno spirito diverso, una visione diversa a quel pareggio. La vittoria non è arrivata e il Teramo continua ad andare avanti a piccoli passi. Lasciando stare per un attimo la classifica, quello che preoccupa nell'analisi ovviamente a freddo è ancora vedere le grandi difficoltà che ha la formazione di Paci di fare qualcosa di rilevante, di provare a creare situazioni lì davanti. Ha avuto un quarto d'ora, 20 minuti il Teramo a inizio ripresa quando il Monopoli effettivamente è rimasto un po' sorpreso dal cambio di atteggiamento tattico quando il Teramo ha pareggiato il 3-5-2 e lì ci sono state diverse letture errate, il Monopoli sembrava un po' allo sbando e non riusciva bene a leggere gli inserimenti del Teramo. Però il Teramo in quel momento ha fatto davvero poco per provare a vincere la partita. Successivamente non ha fatto assolutamente niente. Quindi preoccupa un po' il fatto di davvero non riuscire a essere più incisivi, più cattivi in avanti. E quando Paci dice sì, è stata la nostra terza gara in 7 giorni, 8 giorni,
la domanda che tu hai posto era ovviamente logica. Se certi giocatori sono stanchi, perché non si può cambiare prima? La risposta di Paci in un dribbling è riuscito comunque a vederne fuori, come poi sentiremo, però il ragionamento è: se ci sono degli elementi stanchi, perché non provare comunque a sostituirli? Perché evidentemente Paci sì, ormai dopo un girone completo e comunque gran parte di campionato giocato, Paci si fida evidentemente solo di certi uomini e non riuscirà mai a cambiare. Certo. Andrea, tra un po' sentiremo Paci, a cui è sempre, fino a un po' di tempo fa, si consigliava, non io personalmente, però si consigliava di trovare soluzioni diverse ad un 4-2-3-1 che sembrava unico e immodificabile. Adesso però comincia a diventare poi prima 4-3, oggi 5-2, cioè dopo il cambiamento, se diventa cambiamento costante, significa che tu non hai effettivamente un modulo del quale sei sicuro al 100%. Allora, intanto insomma, il Teramo ha fatto 3 partite in 7 giorni, ma anche le altre. Cioè, quindi la stanchezza che può provare il Teramo è la stanchezza che provano anche altre squadre. E peraltro, sul ragionamento di Agna, con cui concordo, sul valorizzare il pareggio del turno infrasettimanale, il Foggia ha fatto anche peggio del Teramo in quello 0-0 che abbiamo commentato martedì sera, dicendo che è stata una brutta partita dove il Teramo comunque ha tenuto in mano le redini del gioco, il Foggia invece ha badato soltanto a fare 0-0. E oggi, nonostante la classifica avulsa contraria rispetto al Teramo, è addirittura davanti al Teramo. Se guardiamo la classifica di qualche tempo fa, fa strano dirlo, ma il Foggia, che abbiamo visto avere quella pochezza da un punto di vista tecnico rispetto al Teramo, ora addirittura è davanti con la vittoria di Potenza. Ripeto, fa davvero strano se pesiamo l'entità dei due organici e anche il fatto che il Teramo a Foggia poteva usare qualcosa di più. Però guardate lì, con i risultati di oggi è successo questo. Aggiungo che si temevano le partite con Palermo e Bari, invece il Teramo le ha giocate molto bene e ha raccolto 4 punti. Il DS Federico ci ha spiegato perché il Teramo poi soffre contro le squadre tra virgolette piccole, e in effetti col Foggia, che piccola non è ma ha giocato da piccola, e contro il Monopoli il Teramo ha ritrovato gli stessi problemi che ha avuto prima di quella coppia di gare Palermo-Bari. Quindi queste sono delle riflessioni da fare. Poi sì, c'è il rischio anche di cambiare troppo, però io posso anche ammettere che oggi, nel leggere la partita, Paci ha trovato un modo per sorprendere, almeno questo comunque gli va riconosciuto, ha sorpreso nei primi 20 minuti il Monopoli, che proprio in quel momento ha subito il forcing del Teramo e anche il pareggio. Poi il Monopoli evidentemente si è riorganizzato e ha saputo rimettere a posto la partita. Però questo cambiamento almeno è servito, e questa è anche una lezione per lo stesso Paci. Cioè, quindi sì, lavorare su un certo modulo, canalizzare le energie su quello, ma comunque preparare la squadra anche a essere camaleontica, perché può sempre servire. Assolutamente, però... per essere camaleontica, vabbè, facciamo una cosa prima di continuare la discussione, perché io volevo dire: per essere camaleontica tu dovresti avere uno spettro di giocatori che in teoria in organico il Teramo ha, di cui però molti non ve traccia, cioè giocano a spizzichi e bocconi. Però ci ascoltiamo Massimo, poi facciamo le valutazioni. Per come è andata la partita, bene, è stata una partita difficile, perché abbiamo incontrato una squadra che è venuta qua e ha difeso in maniera molto compatta, abbiamo trovato le linee completamente chiuse e non era facile per noi, soprattutto che non eravamo molto brillanti alla terza partita, riuscire a muoverli con il palleggio, e quindi è stata per noi, per quello è stata una partita difficile per la tipologia di gara. Incontrare una squadra totalmente chiusa con 10 giocatori davanti all'area di rigore non è facile, soprattutto se non stai in maniera perfetta fisicamente come lo eravamo noi alla terza partita. Poi il secondo tempo è andato un po' meglio, dopo l'1-1 abbiamo avuto forse 5 minuti in cui avevo la percezione che la partita era stata ripresa, anche 10, poi dopo ci siamo un po' ricalmati e la partita sostanzialmente è ritornata in equilibrio. Mi aspettavo di più, sì, il cambio del modulo è stato positivo, perché col 4-3-3 contro una squadra così chiusa, se non stai bene fisicamente e non riesci a produrre gioco, fai fatica, e
è stato positivo aver cambiato modulo. Anch'io mi aspettavo di continuare su quel trend visto all'inizio del secondo tempo. Probabilmente non siamo riusciti a mantenere quella intensità alta. Io penso che la partita non è perché voglio trovare una scusa, però ho visto la squadra meno brillante rispetto al solito, e la giustificazione che posso dare è che la partita contro il Bari e la partita contro il Foggia in 4 giorni, anche emotivamente, non è stata facile per i giocatori riaccendere il motore, avere un carico di benzina pieno per fare una grandissima prestazione. Abbiamo fatto giocare tanti giovani oggi. La linea difensiva del secondo tempo era composta da un 99 e 2000, e non so quante squadre fanno giocare ragazzi così giovani, quindi per noi è qualcosa di importante. Certo che aspettarsi da ragazzi così giovani, poi in campo ce n'erano altri, un 2000 davanti Gerbi, 99k sulla fascia, aspettarsi da questi ragazzi che già siano pronti a fare il salto di qualità, anch'io lo vorrei, ma purtroppo nel loro processo di crescita non è così, e quindi noi dobbiamo rimanere calmi e cercare di tirare fuori il massimo da questi ragazzi. Mister, in relazione alla stanchezza fisiologica, io sono d'accordo con te, dopo 3 gare, ti chiedo se ti aspettavi un po' di più dai subentri, e in seconda battuta se non, a volte non sia il caso di cambiarla un po' di più nella formazione iniziale quando ci sono 3 partite, perché che ci siano 3 partite lo si sapeva. Allora, non lo so, questo è difficile stabilirlo. Adesso magari che abbiamo pareggiato, la nostra mente ci dice sì, magari potevamo cambiare qualche giocatore in più. Se avessimo vinto, come è successo in altre occasioni precedentemente, è una valutazione che faccio fatica a risponderti. Onestamente mi aspettavo qualcosa in più nei cambi, perché dobbiamo essere un po' più incisivi quando subentriamo dalla panchina. Quello è un aspetto su cui stiamo lavorando, perché sono determinanti i cambi nel secondo tempo. Non hanno giocato male, però qualcosa in più, visto che erano freschi, potevamo fare qualcosa in più, quello sì. Ecco, a chi si riferisce Ania? Ilari, Gerbi? Questi sicuro? Ilari, Gerbi. Sì, Kappa non ha giocato discretamente, credo. Tra l'altro nel secondo tempo poi impiegato come tutta fascia, che non è il suo ruolo, quindi comunque è andato anche in fase di copertura. Si è comunque sacrificato, magari non ha fatto granché in avanti, ma il sacrificio lo ha messo. Questi giocatori, Ilari, Diakité nello specifico, anche per altre vicende, come dicevi tu oggi pomeriggio, sono da recuperare psicologicamente, perché io capisco i tifosi che vedono un presidente mettere fuori lista un Piacentini e quindi imporsi sì, con il procuratore, vabbè, tanto, far rispettare il tempo. Va tutto bene. Imporsi con il procuratore di Diakité e far rispettare il termine. Però nella gestione di una squadra professionistica bisogna tenere in conto di tanti fattori, di tante cose. Diakité comunque lo voleva il Napoli, e nel ragazzo, immagino che nella testa del ragazzo, bisogna togliere adesso il pensiero che lo volesse il Napoli, e che quindi magari poteva già nel mercato di gennaio, o tramite Bari o tramite Napoli, insomma, qualsiasi fosse stata la strada, aprirsi un'altra prospettiva per il futuro. Ilari era praticamente sul taccuino della Triestina, quindi magari lui stesso si immaginava altrove, probabilmente ha capito anche lui che in questa seconda parte di campionato ci sarà meno spazio e quindi la vive in maniera diversa, quindi ci sarà da lavorare psicologicamente su certi ragazzi, su certi giocatori, e servirà più tempo. Quindi anche il pensare che possono entrare in campo subito pronti, magari fisicamente sì, ma mentalmente evidentemente no, va tenuto in considerazione. Certo, intanto Roberto, che saluto da casa, hai detto già tutto tu, non perdiamo tempo, passiamo alla D, tra poco ci andiamo alla Serie D, ci fa piacere che tu sia stata positiva anche con un solo e unico intervento. Però insomma adesso proviamo anche un po' ad analizzarlo, anche perché Andrea, che c'è? C'è qualche aggiornamento? Orsolini, di destro. No, l'importante è che non prenda gol Skorupski,
Ok, ok. 0-3 Parma Bologna, perfetto. No, dicevamo Andrea, perché poi effettivamente adesso di quei giocatori, io sono di quell'avviso, ma l'ho detto oggi pomeriggio, di alcuni giocatori, visto che il mercato adesso è chiuso, avrai bisogno, non c'è niente da fare. Cioè, non puoi dire adesso, vabbè, tizio è svagato, amen, addio, arrivederci. Sì, sì, però il problema è proprio questo, ma noi ne abbiamo parlato già a suo tempo. Quando si creano questi casi, Piacentini e poi Diakité, e poi ricorderete anche le dichiarazioni di Bombaggi, mi piacerebbe restare, però queste sono tutte cose che, se vengono fuori, come sono venute fuori con dinamiche diverse, possono, e in questo caso secondo me, secondo noi, secondo me è così, possono incidere sul morale della squadra e sull'atteggiamento quando si va in campo. Se si è uniti al 100% e si è un gruppo unico, cementato, si fanno prestazioni come quelle dei primi due mesi. Quando iniziano a venire fuori queste dinamiche, è chiaro che non c'è più quel cemento che faceva sì che questo Teramo era un panzer, e quindi graniticamente affrontava le squadre avversarie. Ci sono delle smagliature, e quindi questo poi a sua volta va a riflettersi sui risultati. La partita col Bari è stata giustamente celebrata come vittoria. È anche vero che poi il Bari ha dimostrato di essere una squadra malata, quindi il Teramo ha vinto giocando bene contro una squadra forte ma malata, e resta l'unica vittoria da metà novembre. Quindi questo è lo spaccato, e la classifica, lo abbiamo già detto, ci sta dicendo che le squadre che prima andavano a un ritmo non molto sostenuto, ora stanno tutte quante, quelle che stavano un po' dietro, stanno tutte sorpassando il Teramo. Oggi ha vinto anche la Juve Stabia, che tra poco riceverà il Teramo, e questa sera il Catanzaro, che ha anche già riposato, se dovesse vincere e passerebbe, che deve ancora concludere con la Viterbese. No, già concluso, facendo 0-0, però successivamente il Teramo avrà il suo turno di riposo e il Catanzaro potrebbe approfittarne. Quindi più passano le giornate e più il Teramo, nonostante quella vittoria sul Bari, perde posizioni. Certo. E queste dinamiche secondo me hanno inciso molto. Assolutamente. Oh, ci andiamo ad ascoltare Beppe Scienza, allenatore del Monopoli. Vince la medaglia è appunto queste prestazioni che da gennaio, partendo da Terni, abbiamo anellato, prestazioni di grande livello dove concediamo veramente quasi niente agli avversari, però commettiamo sempre un errore, una domenica uno, una domenica l'altro, che non ci permette di poter gioire un po' di più. In due partite con Catania e Teramo, consecutivamente fuori casa, abbiamo subito praticamente quasi nessun tiro in porta e abbiamo raccimato un punto solo. Di contro, nella medaglia, lato positivo è venire a Teramo, che è una delle squadre più in salute, in termini di prestazioni di livello altissimo, venire qui con questa personalità, con questa determinazione, con questa lucidità tattica, direi che è di buon auspicio. Tutti continuano a dirci che è inspiegabile vederci in quelle posizioni, ma se ci siamo è perché abbiamo commesso tutti quanti un sacco di errori e dobbiamo tirarci fuori. Mi spiace perché oggi avremmo potuto vincere per questa messa la partita e dedicare una vittoria ai nostri tifosi, in particolare a un amico, Cosimo, che ci ha lasciato prematuramente, e a lui e a tutti i tifosi uniti, tutti quanti, dedichiamo comunque una prestazione, credo che sia dimostrativa di quanto vogliamo bene a questa maglia. Abbiamo avuto troppe beffe quest'anno, no? Per pensare di poterla vincere rischiando più di tanto. Non è che il Teramo ha concesso poi tantissimo al secondo tempo. La squadra che è in casa è una squadra molto fastidiosa. Abbiamo provato, abbiamo avuto 2-3 ripartenze, secondo me una con Sarita su Paolucci e una con Bonino su Paolucci, che potevamo fare molto meglio. Avremmo potuto dare il colpo del KO, non è successo, però siamo stati lucidi a non concedere niente a una squadra, ripeto, che a livello offensivo è fantastica. Queste le parole di Giuseppe Scienza. Purtroppo, dicono, abbiamo troppi infortuni che vanno avanti da troppo tempo, e io provo a interpretare il messaggio da casa. Il nome è uno, anzi sono due: Minelli, che rimane veramente un mistero, e l'ASIC.
Vabbè, però Minelli non si è praticamente mai visto in questa stagione, quindi non si può dire che il Teramo manchi Minelli, perché non, anzi, neanche nella passata stagione si è quasi visto, a parte quella gara a Bari in cui ha inciso. È un po' un oggetto misterioso Minelli per continui infortuni, è un prospetto, è sempre stato un prospetto, ma a questo punto è da capire quando tornerà a disposizione e cosa potrà dare effettivamente a Teramo, ricordando che ha ancora un altro anno di contratto. L'ASIC lo abbiamo sinceramente perso un po' di vista, perché era uno stop di una settimana, 10 giorni, 15 giorni, e si sta allungando molto rispetto a quelle che erano le previsioni, ma anche il fatto, insomma, di essere andati sul mercato, di aver preso Vittorini, è un chiaro segnale che comunque di Lasic il Teramo si fida ormai ben poco, non in quanto giocatore ma in quanto condizioni fisiche del giocatore, altrimenti non avrebbe colmato quella lacuna sulla parte destra della difesa. Assolutamente. Settimana prossima contro la Casertana, allora, buonasera, che succede se il Pescara perde contro l'Empoli? Breda verrà esonerato, Andrea, una piccola parentesi. Sì. Sì, 99% sì, ma probabilmente la decisione sarebbe stata presa già ieri, se non ci fossero stati tempi così ristretti. Quindi, insomma, oggi ricordiamolo, allenamento al mattino al Poggio, confronto con la tifoseria organizzata, da questa sera squadra in ritiro ad EC fino alla fine della settimana. Quindi poi faranno il viaggio ad Empoli, torneranno e saranno ancora in ritiro, e provvedimento disciplinare nei confronti di Macin. Insomma, ce n'è per essere preoccupati. Siccome noi abbiamo parlato della capacità o incapacità del Teramo di fare buone partite, che sia contro una grande o contro una piccola, la Casertana non è né grande né piccola. No, sarà una partitaccia, però immagino, perché non solo il Teramo in trasferta, insomma, balbetta un po', ma sarà una partitaccia, perché la Casertana ha bisogno di punti, non è così propensa a giocare, insomma, al contrario di quello che ha detto oggi Paci, il Monopoli invece ha giocato e il Teramo non ha trovato gli spazi giusti, nonostante comunque il Monopoli non abbia effettivamente rinunciato a giocare. Il Teramo soffre le squadre che rinunciano a giocare, che non lasciano spazi, che preferiscono chiudersi, almeno fino a questo momento il campionato ha detto. Oggi invece ha palesato difficoltà anche contro una squadra che comunque appunto ha cercato di vincere la partita di più rispetto al Teramo, e domenica prossima contro la Casertana sarà appunto, secondo me, una partitaccia. Bisognerà vedere un Teramo sporco, che finora si è visto poco, capace di segnare gol sporchi, ma non so se è nelle corde della squadra di Paci questo tipo di atteggiamento, un po' di scendere un po' più in battaglia, di sporcarsi le mani, di buttarsi un po' più su palloni vaganti, insomma di avere un atteggiamento differente, perché al Pinto servirà, secondo me, un atteggiamento molto differente rispetto a quello visto oggi. Tanto mi dicono che l'Inter che viene al Fatini l'anno prossimo, pagate i buff, ma io, se avessi la disponibilità, amico mio, li pagherei io, ma veramente non ho neanche la disponibilità di andarmi a prendere un caffè tra un po', quindi ci mancherebbe altro, però mi farebbe piacere poterli pagare, quindi sono fatti loro, poi vedremo, chi vivrà, vedrà. Grazie Ania, ci vediamo mercoledì. A voi, grazie a te. Mercoledì per Proteramo, perché slitta di 24 ore, insomma abbiamo detto, martedì sera c'è Empoli. Pescara, noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, perché poi iniziamo proprio dal Fadini, da Giovanni Taresco, la amplissima pagina dedicata alla Serie D. Tra poco. Ragazzi, me lo prendo io. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, ovviamente apriamo adesso l'amplissima pagina dedicata alla Serie D con i tre servizi che riguardano le squadre di casa nostra. Innanzitutto, in collegamento do la buona serata e il ben rivisto soprattutto a Fabio Montani. Ciao Fabio! Buonasera a voi! Ben rivisto, come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene Jacopo. Ti vedo in grandissima forma, così come in grandissima forma, seppur dopo il diluvio universale, ed essere tornato probabilmente con il motoscafo, Stefano Recanati. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, ciao. Di ritorno da Rieti, pioveva un po', eh?
giusto due goccine. Giusto due goccine. Pioveva acqua e gol. Sì. Comunque, però, iniziamo come promesso dalla partita del Fadini di Giulianova. Giulianova, Notaresco 0-2, Paolo Renzetti. Nel derby del Fadini fa festa il Notaresco, che si aggiudica con il più classico dei risultati la sfida con i giallorossi, facendo valere la maggiore caratura tecnica al cospetto di un Giulianova generoso ma inconcludente, che continua a vedere stregato il proprio campo. Padroni di casa con il 3-5-2 e con l'esordio di Massetti e Tedone, gli ospiti rispondono con il 4-3-3. In panchina l'ultimo arrivato, il Cese. Al quarto minuto Banegas, su punizione per il Notaresco dai 25 metri, sfiora il palo della porta di Calzetta, canovaccio del match che sembra delineato con gli ospiti a fare la gara. Al sedicesimo l'ex Rimini Massetti dal limite mette il pallone sopra la traversa. Al diciannovesimo gli ospiti però passano in vantaggio, c'è un cross dalla destra di Frulla, la palla finisce con una strana traiettoria sul palo e su Calzetta, terminando poi in rete per l'1-0 rosso-blu. Sfortunato il tocco dell'estremo di casa, che si rammarica. Gara in salita per i giallorossi, che al ventiduesimo subiscono il raddoppio con Banegas, che sul rinvio lungo di Sciva mette in rete a porta vuota da due passi dopo un primo tentativo di Dos Santos, regalando così alla sua squadra il 2-0, che permette alla formazione di Epifani di mettere il match in discesa. Punizione severa per un Giulianova spuntato, il Notaresco invece in giornata e al 35esimo è Calzetta a dire no a Palumbo, evitando così la terza rete ospite. Al 44esimo però i locali hanno l'occasione per riaprire la gara con il colpo di testa di Padovani e la bella respinta di Sciva. Le emozioni non sono però finite, perché al 47esimo Dos Santos in area giuliese controlla e si gira, mancando di pochissimo il bersaglio grosso. Nella prima parte di ripresa ospiti in controllo della gara fino al 20esimo, quando Dos Santos, servito da Bianciardi, si presenta dalle parti di Calzetta, che riesce a salvare. Al 26esimo nel Notaresco esordio di Olcese, che entra in campo al posto di Dos Santos, poi tanto gioco e la solita girandola di sostituzioni che non cambiano la sostanza del match, che si chiude con la meritata vittoria del Notaresco, che resta così attaccato al treno promozione. Per la squadra di Bitetto ancora un KO casalingo in un torneo che resta tutto in salita, in attesa di qualche altro rinforzo dal mercato ed il recupero di qualche giocatore fuori per infortunio. Dopo la partita poi si evince sempre, come in questa, l'avversario che magari più squadra, insomma, anche come individualità, e noi dobbiamo fare sì le nostre partite generose. Devo dire che anche all'inizio, prima di subire quella rete da parte del Notario, la prima, credo, adesso non vorrei entrare nella testa di chi ha calciato, un po' fortuita, fino ad allora comunque avevamo creato delle possibilità, delle buone possibilità, anche se avessimo fatto delle cose un po' più semplici. Invece sapevo anch'io quando sono arrivato che la cosa non è semplice, il momento è difficile, è una situazione dalla quale dobbiamo piano piano venirne fuori. Continuiamo purtroppo a perdere in casa, per me è solo la seconda, per cui io sono fresco, nel senso che non ci sto nella maniera più assoluta, e cercherò magari di risvegliare anche tutti quei giocatori che ci sono stati prima e che hanno, ahi noi, subito queste sconfitte. Sì, ma io non la sottovalutavo, l'abbiamo preparata perché sapevo che loro, specialmente in casa, che questo campo lo conosco molto bene perché ci ho giocato, e solo la forza di questo campo, solo la loro determinazione a tirarsi fuori da questo momento e da questa classifica, quindi era una partita difficile. E i ragazzi sono stati bravi nonostante il campo, perché non era facile giocare su questo campo, siamo stati bravi a sbloccarlo, a raddoppiare, poi l'abbiamo portata a termine con grande maturità. Successo importante anche perché le battistrada hanno fatto risultato pieno, hanno vinto Campobasso e Castelnuovo, era fondamentale per voi portare a casa i tre punti per restare attaccati al treno promozione. Ma guarda, in questo momento il treno promozione ci interessa poco, interessa fare più punti possibili da qui alla fine del girone d'andata, perché credo che il campionato è ancora lunghissimo, ma è lunghissimo perché dobbiamo ancora recuperare due partite noi, quindi può succedere di tutto. Adesso non guardo la classifica, l'ho detto anche mercoledì, in questo momento bisogna fare più punti possibili, bisogna trovare più continuità possibile, e poi al girone di ritorno vediamo a che punto siamo e vediamo la classifica.
Allora, questa è l'immagine delle interviste. Vado proprio da Fabio Montana a cui chiedo, questa era una partita con Fabio, due obiettivi chiaramente differenti, quello salvezza per il Giulianova che ha, è evidente, qualche difficoltà a livello di organico, mentre il Notaresco sembra, insieme al Castelnuovo, ma lo ricordiamo che il Notaresco deve ha due partite in meno, così come il Campobasso, mi sembra la più accreditata a battagliare con il Campobasso per la vittoria finale. Sicuramente il Notaresco ha costruito una squadra fin dall'inizio della stagione per competerli davanti, per arrivare fino in fondo, insieme ovviamente al Campobasso, che io anche in altre occasioni, anche a voi qui a Tibusei, avevo dato come favorita. Secondo me il Campobasso c'ha qualcosina in più delle altre, però sicuramente non sarà facile nemmeno per il Campobasso. E il Notaresco è una di quelle squadre ugualmente costruita anch'essa per arrivare fino in fondo e per poter vincere il campionato. Quindi giustamente l'allenatore del Notaresco in questo momento, come dice, pensa a fare punti, sta benissimo, come ha detto, che c'ha due partite da recuperare, quindi è molto avvincente. Ma io credo che non solo Notaresco e Campobasso possano lottare, io credo che a questo punto il Castelnuovo è una realtà chiara, bella, e secondo me qualche squadra può ancora ributtarsi dentro. Sarà un bel campionato fino alla fine. Secondo te chi si può ributtare dentro? Cinzia, Albaronga, Recanatese, non sottovaloterei il Rieti, che ha delle dinamiche particolari, e sai, quando poi ci si ricompatta si trovano alchimie importanti. Io mi sembra di aver letto qualcosa da qualche parte qualche giorno fa su, correggetemi se sbaglio, su un comunicato che hanno fatto giocatori e staff tecnico del Rieti sulla situazione che stanno vivendo. Sì. E continuano a vincere, quindi attenzione a queste situazioni, perché se scatta quell'alchimia, quella quadratura, dopo può risultare anche vincente. Quindi secondo me anche il Rieti si può ributtare dentro. Invece Fabio, sulla situazione di Giulianova, hai sentito Bitetto che giustamente dice continuiamo a perdere in casa, però io di fatto sono, tra virgolette, arrivato da poco, quindi per me sono poche le sconfitte, non mi rassegno a questo andazzo delle cose. Ora è chiaro che il ritorno di Bitetto, grande carisma, un passato di grandissimo livello a Giulianova, però manca ancora parecchio per centrare la salvezza. Che cosa gli manca a questa squadra a livello proprio di organico, se bisognasse rimetterci davvero mano? Adesso io credo che il cambio dell'allenatore, con un allenatore come dici tu sicuramente quotato, che ha anche fatto la categoria superiore, esperto, sia stato un segnale forte della società. Però questo non basta, perché gli allenatori non hanno la bacchetta magica. Quindi lui adesso deve intervenire, capire che rosa ha, e quindi lui deve capire come intervenire. Intervenire adesso secondo me non è semplicissimo, perché i giocatori che circolano il mercato, anche se è aperto fino a fine febbraio, io credo che le prime scelte devi essere fortunato a andarle a cercare, quindi anche in questo caso non è facile. Però io questa situazione l'andrei più a ricercare sul lungo periodo, perché Giulianova sono quasi, mi sembra, 2 anni che purtroppo sta lì sotto e arriva a salvarsi alla fine del campionato. E quindi anche quest'anno si sta ripetendo la stessa cosa. Quest'anno purtroppo non ha nemmeno il vantaggio di giocare nel Fortino, che è il Fadini, che quando ci giochi con il pubblico che tutti noi conosciamo diventa l'uomo in più. Quindi credo che sia veramente difficile, e mi auguro che con tutto il cuore ce la possa fare, perché è un abruzzese, quindi però bisogna fare un po' ragionare su quello che sono stati gli errori che da tanti anni vengono fatti. Ecco Andrea, vediamo un po' la classifica, perché effettivamente... buonasera Jacopo. Andrea, il grande mister Montani, ti aspetto martedì sera, Jacopo, per il ritorno di Inter Juve di Coppa Italia, che sicuramente andrete in finale. Robertone, che saluto. Ovviamente lui è mette le mani avanti, ma sa benissimo
che è ampiamente favorito. Però Andrea, vediamo la classifica tornando seri, qui ogni tanto si divaga anche di Serie A, come giusto che sia. La strada è lunga e molto molto complicata anche per Bitetto. Assolutamente sì, la fortuna è che nonostante tutto questo, è vero che l'Agnonese dovrà recuperare diverse partite, a tal proposito leggo della posizione di Sede Gagliesi che è in bilico, tecnico dell'Agnonese, quindi l'Olimpia deve recuperare diverse partite, qualcuno anche il Giulianova, però la fortuna è che almeno due squadre dietro il Giulianova ce le ha ancora. E quindi la salvezza potrebbe passare per il play-out. È evidente che bisogna iniziare a fare punti in casa, accorciare le distanze da chi sta più su, perché altrimenti anche per i distacchi il play-out non lo fai, non lo giochi. Poi se proprio bisogna fare il play-out sarebbe meglio farlo giocandolo tra le mura amiche, magari quando poi si giocheranno i play-out saranno riaperti gli stadi, magari al Fadini torneranno tifosi. Parliamo di giugno, quindi insomma bisogna restare sul pezzo. Io ho ascoltato, forse lo faremo anche noi tra poco, le parole del presidente Bartolini, che è molto contestato e non da oggi a Giulianova, però lui dice: io ho fatto di tutto, ho fatto tanti sacrifici per portare Giulianova in questa categoria e farò di tutto per tenere il Giulianova in questa categoria. Certo. Però effettivamente c'è caos, perché è una di quelle squadre, il Giulianova, che continua a cambiare giocatori, ma se a Vasto questa politica ora sta pagando, perché da un po' di tempo la squadra si è assestata, ha trovato un'identità anche grazie al lavoro di D'Adderio, a Giulianova continuano ad arrivare giocatori, ad esempio oggi ha giocato un ex come Massetti, che fino a due giorni fa era a Rimini, quindi oggi non c'era Madio, ha parato questo nuovo portiere Calzetta 2001, sfortunato protagonista del gol dello 0-1. Ci sono diversi giocatori ancora fuori, c'è ancora una situazione di talmente tanto trambusto che finché viene portata avanti non si va da nessuna parte. Bitetto però ha grande esperienza, se lui riuscirà, come ha detto, perché lui dice non voglio arrendermi a questo fatto che in casa continuiamo a perdere, se lui riuscirà a trovare questa identità, a trovare una chimica e una stabilità, magari Giulianova riuscirà a giocarsela. Ripeto, l'unica cosa positiva in questo campionato finora disastroso di Giulianova è che ci sono due squadre che hanno persino fatto peggio. Eh sì, visto che l'hai citato, ci andiamo ad ascoltare le parole del presidente del Giulianova Bartolini. Lo ascoltiamo. Presidente Bartolini, alcuni assenti, alcuni giocatori non al meglio della condizione, poi la forza del Notaresco, oggi probabilmente non si poteva fare di più, però il Fadini resta stregato per il Giulianova. Sì, no, quest'anno stanno accadendo delle situazioni purtroppo incredibili, rimettiamo a posto una cosa, se ne rompe un'altra, sono due mesi che abbiamo a che fare con infortuni continui di calciatori. Stiamo cercando insomma di rimettere a posto una rosa competitiva, purtroppo nel mercato di riparazione tutto non si può fare subito perché non dipende solo da noi, ma posso assicurare la tifoseria che stiamo cercando di insomma riallestire una squadra di buon livello che se la giochi contro qualsiasi tipo di avversario. Stiamo aspettando delle risposte nelle prossime ore per insomma qualche calciatore importante. È vero che quello che sta succedendo ci dispiace enormemente, per primi a noi, per primo a me, che ho costruito questa società 5 anni fa, ho fatto tanti sacrifici per portarla a questo livello e sicuramente ne farò altrettanti per far ritenere la categoria. Questo è poco ma è sicuro. Purtroppo quest'anno è andato male quello che pensavamo dovesse funzionare alla perfezione, quando vengono a mancare i pilastri della squadra poi nel mercato di riparazione tutto diventa più complicato e è difficile da rimettere a posto, però sono sicuro che alla lunga ne verremo fuori. Ecco, il presidente Bartolini, e allora chiamo in causa Stefano, insomma è stato chiaro, certamente non si vuole arrendere Stefano a questo stato delle cose. E questo può essere comunque, questa può essere comunque una buona notizia, il fatto che comunque la società ha ammesso che ci siano stati degli errori nella programmazione estiva, però non si arrende, perché poi
Sì, tra il non detto ci sono anche tante società in giro per l'Italia che poi a un certo punto capiscono che non c'è più niente da metterci la già metterci la faccia già è qualcosa, perché poi è facile, troppo facile non parlare, dire colpa al campo, dare colpa a tantissime cose, però all'interno saper già che si vuole retrocedere. Qui non è così, ci si è messi la faccia, si dovrà stravolgere ancora una volta, perché sappiamo che è cambiato l'allenatore, quindi si cercherà in questi ultimi giorni di mercato di cercare dei giocatori che adesso possano dire di sì al Giulianova. Sicuramente sotto ci sono squadre che se la passano peggio, tra cui una è anche l'Agnonese, che non vive uno dei momenti migliori in Serie D, così come il Porto Sant'Elpidio. Mi ricordo le parole che mi disse mercoledì Cossu quando mi ha detto noi ci prendiamo tutti i punti che arrivano, però stiamo programmando per l'anno prossimo. Quindi è una squadra che se si salverà tanto di guadagnato, certo. Ma se dovesse accadere una retrocessione in eccellenza non ne faranno un dramma, una tragedia. Quindi comunque c'è anche più spirito in fondo alla classifica per un Giulianova che ce la potrà mettere. Bisogna continuare comunque, certo, e iniziare a fare risultati a breve termine. Per chiudere la questione Notaresco-Giulianova, le ultime due considerazioni con Fabio Montani, poi passiamo, Fabio, alla partita del Castelnuovo che ha seguito il nostro Stefano. La prima, che riguarda il Giulianova, che cosa può fare non Leonardo Bitetto in quanto Leonardo Bitetto, ma un allenatore che si trova adesso, è arrivato da poco e a fronteggiare una situazione sportivamente complicata. Che cosa deve mettere un allenatore in quei casi? Guarda, io ritengo che dal momento in cui un allenatore accetta una proposta, qui parliamo anche di un allenatore esperto, avrà valutato tutte le situazioni a partire dall'aspetto societario per poi passare a quello tecnico. Quindi se lui ha accettato, evidentemente aveva delle certezze riguardo all'aspetto tecnico, e quantomeno nel guardare la squadra, oppure già conosceva diverse cose, e nel poterla migliorare e aggiustare in accordi con la società. Quindi sono solo due partite che lui è lì, e adesso deve lavorare, deve cercare di far quadrato con la squadra, perché perdere poi diventa una cappa all'interno dello spogliatoio, non va bene, e quindi avere la squadra, tenere il termometro della squadra in mano, dello spogliatoio, e se è andato tutta la convinzione che ha di trasferirle ai ragazzi assieme alla società, perché altrimenti sarebbe un disastro se mai ci fossero delle idee sbagliate. Quindi secondo me, prima di andare, quando ha accettato, siccome è un allenatore esperto, aveva tutte le intenzioni, aveva tutta la voglia di tirar fuori, essere convinto di fare questo. L'altra considerazione, partendo proprio dal messaggio che abbiamo letto poco fa, che ti dava ragione quando poco all'inizio hai detto il campo basso ha qualcosa più delle altre. Allora ti chiedo, in chiave Notaresco, dove può il Notaresco ribaltare l'inerzia nello scontro diretto, e in secondo luogo che cosa ha, magari in senso complessivo meno, però cosa ha di più il Notaresco rispetto al campo basso? Guarda, in questo momento, in questo preciso momento della stagione, siccome mancano tantissime partite, guardare dentro il proprio orto, quindi continuare a vincere, a fare prestazioni importanti, a dare autostima alla squadra, a mantenere entusiasmo, a dare convinzione, perché la squadra è forte e lì davanti sta facendo il campionato che doveva fare. Poi quando si entrerà nel vivo del campionato, alla fine, diciamo più o meno alla fine, capire dove si trova, a che punti, in che situazioni classifica si trovano, e poi valutare anche l'eventuale scontro diretto. Però in questo momento, visto le partite che mancano, secondo il mio modesto parere è meglio guardare in casa propria e continuare a vincere, a fare quadrato, perché ci sono tutte le carte regole per arrivare fino in fondo. Eh sì, vedremo come andrà a finire. Cambiamo argomento, andiamo in casa Castelnuovo, in realtà oggi in casa Rieti, pioggia di gol e non solo. Siamo curiosi di vederci il tuo servizio. Servizio di Stefano Recanati, Rieti 3, Castelnuovo 4. Vediamo.
Pioggia di gol al centro sportivo Gudini tra Rieti e Castelnuovo. Finisce 4-3 per gli abruzzesi, capaci di rimontare l'iniziale svantaggio. Di Fabio opta per Fagioli in attacco e Foglia sulla tre quarti, mentre sulla mediana c'è Bregasi con Loviso. Dopo la squalifica torna dal primo minuto in difesa Capitan Terrenzio. In casa Rieti peseranno le assenze di Marchi, Tirelli e Di Fioretti, passate in settimana al Pineto. Arbitra Luongo di Napoli. Al primo affondo i padroni di casa passano in vantaggio. Sulla destra sfonda Gualtieri che mette in mezzo un pallone velenoso. Natale riesce solo a smanacciare il più lesto di tutti e Galvagno che di testa mette in rete. Il Castelnuovo non riesce a rendersi pericoloso, allora Rieti prova subito a scappare, ma questa volta Natale si fa trovare pronto e disinnesca la punizione calciata da Sedak. Si aprono gli spazi e il Castelnuovo comincia a creare giocate pericolose. La prima al 19° con Degidio che al volo conclude al lato. La difesa reatina è attenta ma non può nulla al 27° quando Loviso da calcio piazzato disegna una parabola beffarda che batte Scaramuzzino. Un minuto i neroverdi compiono il sorpasso. Scaramuzzino sbaglia l'appoggio ad un suo compagno, ne approfitta Fagioli che viene steso in aria. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e decreta la massima punizione. Dal dischetto si presenta Loviso che batte il portiere e in 2 minuti ribalta il risultato. Ma anche il vantaggio teramano dura pochissimo perché dagli sviluppi di un calcio d'angolo scogna Emilio sotto misura batte Natale. Sotto una pioggia battente la partita si fa vincente e al 34° l'occasione per passare in vantaggio capita sulla testa di Abercon, ma il giocatore del Rieti da distanza ravvicinata conclude debolmente. Gol mangiato, gol subito. Questa volta è Fagioli ad approfittare di una leggerezza della difesa reatina e trafiggere con delizioso pallonetto il portiere in uscita. Sul finale di primo tempo il Castelnuovo ci prova ancora, ma Scaramuzzino è bravo a distendersi e dire di no a Degidio. La ripresa regala ancora emozioni. La prima all'11° con il Rieti che perviene al pareggio. Errore in fase di disimpegno di Bregasi che si fa soffiare il pallone da Vari con il numero 10 che a tu per tu con Natale non sbaglia. Tutto da rifare per Terenzio e compagni, ma al 27° il Rieti rimane in 10 uomini. Fallo sciocco da dietro di Tiraferri su Foglia che lascia i suoi in inferiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora di gara. Allora il Castelnuovo ne approfitta subito con lo stesso Foglia che al 31° si mette in proprio e da 25 metri fa partire un bolide che prima bacia la parte interna del palo lungo e poi finisce in rete. In 10 uomini la reazione del Rieti non arriva, anzi è il Castelnuovo ad avere l'occasione per arrotondare il punteggio, ma il rigore concesso per fallo su Fagioli viene fallito da Di Ruocco. Con questa vittoria il Castelnuovo mantiene saldamente la seconda posizione in attesa del derby di domenica prossima contro il Real Giulianova. Questa è una squadra di uomini veri e oggi ci tenevano in particolar modo dopo la prestazione poco brillante di mercoledì di riprendersi quello che abbiamo perso appunto mercoledì, quindi sono scesi in campo con una cattiveria disumana e nonostante no, siamo andati sotto, nonostante l'infortunio di Lorenzo, Bregasi, così, però la squadra era convinta di poter vincere questa partita e ha fatto di tutto per vincerla. Quindi devo fare veramente complimenti a questi ragazzi perché oggi hanno dimostrato di valere questo campionato e adesso bisogna continuare su questa strada perché domenica abbiamo un'altra partita sulla carta come quella di mercoledì scorso e dobbiamo rispondere in maniera diversa. Massimo insieme a Francesco sono diciamo i papà di questa squadra e li tengono sempre sulla corda ma sempre con i modi giusti e con le maniere adatte per farli rendere al massimo. E poi ci sono questi ragazzi Foglia, anche lo stesso Fagioli che vanno in campo e danno tutto. Foglia lo puoi mettere a fare qualsiasi ruolo, ti dà sempre lo stesso rendimento, quindi dobbiamo solo fargli i complimenti a loro, a quelli che in questo momento non stanno giocando perché anche loro si allenano in una maniera impressionante e quindi permettono anche ai propri compagni di stare tranquilli e sereni. Quindi poi abbiamo fatto la grande ingenuità di rimanere in 10 giustamente, poi comunque oggi è stata una gara particolare in cui abbiamo fatto troppi errori e abbiamo pagato dazi, quindi è giusto così, si perde, si riarchivia come sono abituato a fare. Il problema è un altro, è che qui troppa gente si era illusa di qualcosa di grandioso, noi non siamo all'altezza. Allora noi abbiamo dei ragazzi fantastici
però bisogna rimanere con l'umiltà di migliorarci nel quotidiano. Se capiamo questo, credo che possa fare un bel campionato, altrimenti se si mettono ansia e pressione a questi ragazzi che non lo meritano, bisogna stare sereni. Oggi stavamo in piena emergenza, però abbiamo fatto una gara battagliando, lottando contro una signora squadra, oltretutto molto ben messa in campo, una squadra che gioca insieme da diversi tempo, con dei giocatori come Loviso in mezzo al campo che fa la differenza, per cui uno va a casa con la consapevolezza che noi dobbiamo comprendere quali sono i nostri punti deboli. Ok, il momento in cui noi comprendiamo che i nostri punti deboli devono diventare i nostri punti di forza, allora potremo continuare a divertirci come fatto fino ad oggi. Bella vittoria del Castelnuovo. Campolo dice, insomma, non siamo noi quello che devono vincere il campionato, forse qualcuno si era illuso, cose che aveva detto anche Di Fabio qualche settimana fa. Era una sfida tra outsider di altissima classifica, però, Stefano. Certo, una sfida bellissima che non ha deluso le aspettative di questa partita, anche tanti errori, se vogliamo la mettiamo così, perché sono due squadre che hanno giocato viso aperto, quindi se la sono giocata proprio dal primo minuto. Purtroppo Castelnuovo, che era passato anche in vantaggio con Bregasi, ha commesso quell'errore di non buttare quel pallone, di appoggiare Natale, poi è arrivato il gol del 3-3. Poi c'è stato questo errore che ha sottolineato anche il mister Campolo dell'espulsione, perché poi sicuramente è una partita che sul 3-3 non sa quante possibilità anche il Castelnuovo aveva di vincerla, ma così come Rieti, perché la partita, il campo si stava facendo pesante anche se era un sintetico, e poi c'è stata questa espulsione con Foglia che si è inventato questo gol dalla distanza, un gol bellissimo. Comunque una partita bellissima che non ha deluso le aspettative. Assolutamente, intanto rispondo al messaggio precedente, no, il Campobasso non ha ancora recuperato le partite che deve recuperare. Chiedo a Fabio Montani, a questo punto, a parte il fatto che molti ci dicono il Castelnuovo non durerà fino alla fine, te invece sei convinto che durerà fino alla fine questa squadra? Adesso non gliela voglio tirare, ci mancherebbe. No, però... ci mancherebbe, no, no. Io penso proprio di sì. Penso proprio di sì, perché le partite, è vero che manca ancora tanto alla fine del campionato, ma le partite giocate sono altrettanto non poche. E quindi io dico sempre che dopo tante partite certe situazioni non diventano più indisi, fanno una prova. Quindi secondo me c'è un discorso, questo mi è già capitato di dirlo altre volte, interessante, bello, a Castelnuovo, che dura già da qualche anno. E quindi poi i risultati si vedono sul campo, perché c'è programmazione, c'è continuità per quanto riguarda la parte tecnica, e dopo i risultati vengono e si vedono, perché è una neopromossa che sta lì oramai da quasi sempre, gioca, si diverte. Io adesso, anche se abbiamo visto solo le immagini, gli highlight, però si vede che è stata una bellissima partita, e questo spesso capita di vederla in televisione, tanti gol, quindi una squadra che gioca spensierata, e secondo me se non gli metteranno pressione, e fa bene il mister Di Fabio a predicare calma, perché poi fondamentalmente si è partiti per fare un campionato, credo, di salvezza, una neopromossa. Poi, siccome il lavoro paga sempre, adesso i risultati sono diversi, uno se li gode, sta sereno e fa tenere bene i piedi a terra dalle persone che lo circondano, perché poi ci sono anche altre squadre, giustamente, che sono partite con ambizioni, con programmi, con budget diversi. E poi, se si mantengono i piedi piazzati a terra, si vedrà a fine stagione, come dicevo prima del mio d'arresto, dove si troveranno. È chiaro che se alla fine staranno ancora in quella zona lì, non penso che si trarranno indietro. Oh, Fabio, torno a te, perché abbiamo visto alcuni errori, poi nel tardo pomeriggio, poco prima di andare in onda, eravamo in redazione, abbiamo visto due cose di Alisson, che insomma, su cui non si può discutere, però cose incredibili al limite dell'ufficio inchieste. Questa benedetta costruzione dal basso, cioè fino a che punto l'ha fatta la costruzione dal basso, rischiando anche il passaggio su un terreno zuppo, per esempio come quello di Rieti di oggi, cioè fino a che punto bisogna spingerla e poi invece magari è ora di dare un bel calcione al pallone e mandarlo in un'altra provincia? Guarda Jacopo, adesso mi invidi in un campo che a me piace tantissimo, che è quello dell'aspetto tattico, perché il calcio per me è quello. E quindi entrare in una sfera talmente ampia che dovremmo parlare da qui fino a giovedì, e non abbiamo sicuramente questo tempo.
Io cosa ti posso rispondere? A me piacciono personalmente le squadre che giocano a calcio, che non buttano mai via la palla, e quindi tante volte, ti faccio l'esempio mio personale, può sembrare magari un controsenso visto l'osservazione che mi hai fatto tu, anche ai limiti di prendere gol, perché dare convinzione a una squadra, dare delle certezze a una squadra passa attraverso anche questi tipi di errori. Ti faccio un esempio: io ascoltavo qualche giorno fa un'intervista di un allenatore che secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, farà una grandissima carriera, che è De Zerbi, e parlava proprio di questo, perché un giornalista aveva fatto la stessa domanda. E a volte passa attraverso anche ad errori macroscopici, però serve poi per dare quella sicurezza, quella certezza, quell'identità di gioco, saper convincere un giocatore che quello che sta facendo è giusto. Magari poi ci serve anche quella lettura che passa attraverso l'esperienza, che magari, sì, mister, io voglio fare quello che dici tu, giochiamo sempre, però mo adesso in questo momento c'è mezzo metro d'acqua, di punta la mando al parcheggio. E questo passa attraverso l'errore, quindi io perlomeno la vedo in questo modo. Certo, intanto ci dicevano, supponiamo che il Castelnuovo vada fino alla fine, quando ci saranno i scontri diretti, immagino con Notaresco e Campobasso, che sono in tre giorni, sono 11-14 aprile. Sì, dovrebbero essere quelli. Saranno stati in tre giorni a Natale e saranno in tre giorni anche, penso, aprile. Abbiamo raccontato la partita, Stefano, ci racconti invece il conto? Mi sono cambiato poco fa. Non fino a giovedì, magari anche te cerca di essere sintetico, però descriviamo anche il modo, perché molti ci guardano, vedono la partita, bello, si divertono, vedono le immagini, diciamo che abbiamo... però c'è anche una possibilità o meno di lavorare dignitosamente, e quello oggi che ci avete fatto vedere a Rieti non è dignitoso. È dispiace perché poi televisioni, giornalisti, tecnici, tutti fanno dei sacrifici per far poi vedere delle immagini a prendete chi... il sole lì sotto, sì, a chi è a casa, ma anche poi le stesse immagini, gli stessi servizi servono anche per far pubblicità alle società che vanno a giocare, perché se la sera mi viene da sorridere, cioè sorrido perché poi è la passione che ti fa andare avanti, però non era quello un modo di lavorare, senza che nessuno ti venisse a dire nemmeno tutto bene, cioè niente. Sotto l'acqua dal primo all'ultimo secondo, poi ho dovuto discutere anche per fare le interviste alla fine, perché nessuno ci diceva dove fare le interviste, se si potevano fare al coperto, allo scoperto, niente. Quindi dispiace, perché poi, come dicevo, noi ci divertiamo, lavoriamo, lo facciamo con passione, diamo un messaggio a casa, ma diamo anche pubblicità alle stesse società. Certo. E questo non è un messaggio bello sia per la federazione, per la Lega, e sia per un campionato che dovrebbe essere uno dei campionati più belli d'Italia, perché poi il campionato di quarta serie è un passo dal professionismo, dove si vedono giocatori importanti. Assolutamente. D'accordissimo. Andrea, sì. Tu sei d'accordo con... Non ti faccio entrare nella polemica impianto sportivo, perché veramente stendiamo un velo pietoso, e ti faccio fare la considerazione. A questo punto il Castelnuovo potrebbe, attraverso gli scontri diretti, essere la guastafeste? Io penso che il profilo che deve mantenere il Castelnuovo è il profilo dell'outsider, quindi la squadra che sta lì, che cerca di viaggiare a affari spenti e senza grande pressione. E poi chiaramente i recuperi ci daranno l'esatta dimensione della classifica, perché io non so cosa faranno Campobasso e Notaresco, però potenzialmente il Campobasso può andare a 39 e il Notaresco può andare a 34, e quindi insomma si creerebbe una frattura e sarebbe palese questo dualismo in vetta tra la principale candidata identificata, cioè il Campobasso, e una delle pretendenti che avevamo identificato, il Notaresco, insieme al Recanatese, Pineto e in parte Cinzia Albalonga. Quindi
Vediamo cosa accadrà nei recuperi, perché è chiaro che tra queste squadre, tra queste tre, Campobasso e Notaresco sono quelle che devono battagliare per la vittoria del campionato, perché ci sono delle aspettative sin dall'inizio della stagione. Castelnuovo invece è l'outsider che queste pressioni non le ha, però fa bene a masticare amaro se deve lasciare due punti col Porto Sant'Elpidio, perché se mastichi amaro e poi reagisci come hai fatto oggi, ti garantisci la possibilità di mantenere un profilo così alto. Oggi si è vinto contro una squadra che aveva fatto una grande rimonta, ma che evidentemente sta attraversando una fase delicata a livello societario, perché non è stato fatto il closing. Anche per questo motivo giocano in quel campo indegno della categoria anziché allo stadio Scopigno, e quindi oggi il campo ha dato anche ragione a una società che da un certo punto di vista è solida, mentre dall'altra parte c'è una società che ha dovuto cedere, immagino per motivi insomma di natura economica, un giocatore come Fioretti, che in questa categoria fa la differenza e che aveva fatto la differenza. Con Rieti in grande risalita, Fioretti arriva in corsa, fa 7 gol in poche partite e poi va via. Evidentemente c'è qualcosa che non va, altrimenti Fioretti resta lì e il Rieti continua a fare un campionato di un certo tipo. Ho sentito anche le parole di Campolo, che diceva: noi effettivamente non siamo costruiti per... Ma io immagino che questo sia vero. Rieti come piazza dovrebbe ambire a vincere il campionato. Però se questo non è possibile è proprio perché ci sono stati questi problemi societari, il mancato closing, che evidentemente non danno grande solidità e stabilità a livello societario, e questo poi si ripercuote a livello di squadra. Assolutamente. Intanto Montagna al Pescara ti salutano da Vasto, e invece caro Fabio, Robertone più prosaicamente ti chiede quando vi fate il pranzetto te, lui e mister Castellano. Il problema è uno solo, che dobbiamo trovare un ristorante, se andiamo in tre, che apparecchia per otto. E quindi c'è uno spazio importante, perché siamo tutti e tre delle belle forchette. Ben distanziati. Oh, va bene. Oh Stefano, ti chiedono invece la tribuna dell'Aragona com'è? Beh, molto meglio. Molto meglio, ottimo, molto meglio. Ne sa qualcosa il direttore generale della Vastese, che saluta Andrea Masciangelo. Ciao direttore. Ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti, ciao Fabio. Ciao direttore. Ciao. Contento per l'ennesima vittoria della Vastese, che però, vediamo, dopo la pubblicità, perché mi devo fermare, ultima volta questa sera, poi chiudiamo con Porto Sant'Elpidio Vastese 0-1, tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, siamo per chiudere il giro dai campi con il successo in extremis della Vastese sul campo del Porto Sant'Elpidio. Vediamo il servizio. La Vastese spugna il Ferrante di Porto Sant'Elpidio con un gol al 90esimo, su rigore contestatissimo, realizzato da Martiniello, e continua la propria corsa. I padroni di casa schiumano di rabbia per un risultato sfuggito proprio nelle battute finali, dopo aver disputato una gara attenta dal punto di vista difensivo, concedendo poco agli avversari, che comunque hanno meritato il successo. Il Porto Sant'Elpidio, orfano di Zira, espulso nel turno infrasettimanale giocato a Castelnuovo, si schiera con un ermetico 5-4-1, con Spagna unico terminale offensivo. La Vastese con un più spregiudicato 4-3-3 con Martinez e Mamona ad agire ai fianchi di Franzese. Il tema del match è chiaro sin dalle prime battute, con gli abruzzesi a menare le danze, gli elpidiensi a difendersi e a ripartire in contropiede. La prima azione degna di nota si è all'ottavo minuto, con una conclusione di Franzese dal limite che termina alta sopra la traversa. Al 18esimo bella azione di Mamona lungo l'out destro, il numero 11 crossa verso il centro. La palla viene respinta dalla difesa, poi perviene alle noci che ci prova ma non inquadra la porta. Alla mezz'ora i biancorossi vanno vicinissimi al vantaggio, sta affilata al limite di De Angelis, e Cavalieri ci mette la mano e devia in corner. Dalla bandierina palla in mezzo, dove Franzese batte a botta sicura dall'area piccola, ma trova un Cavalieri davvero superlativo che in tuffo nega la gioia del gol. È in pratica questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco, che ha visto la Vastese provarci, ma trovare un Porto Sant'Elpidio ben ordinato e soprattutto preciso negli interventi difensivi. Nella ripresa D'Addario toglie una punta, Martinez e inserisce il centrocampista Obodo, e i risultati sono subito evidenti, al quarto punizione dello stesso Obodo, che trova Cavalieri pronto a bloccare.
Al sesto ci prova in sporvicata Franzese, ma l'estremo difensore di casa è attento. Al nono Franzese serve Diarra, che mira all'incrocio, cavaliere miracoloso a deviare in corner. Al dodicesimo sfortuna Vastese con Diallo che in diagonale coglie il palo interno. Al ventesimo Spagna si fa metà campo da solo e, arrivato nei pressi dell'area avversaria, è impreciso nel tiro che finisce sul fondo. Al 42esimo l'episodio che decide il match. Obodo calcia un angolo dalla destra, palla arriva sul secondo palo dove un biancorosso calcia verso la porta, dove Bordi respinge prima che la sfera termini tra le braccia dei cavalieri. Furibonde protesta Aragonesi che cerchiano l'arbitro per un possibile tocco di mano proprio di Bordi. L'assistente conferma, il signor Di Renzo indica il dischetto. Ne fa le spese proprio Bordi che protesta veementemente. Viene prima ammonito e poi espulso. Dopo tre minuti di stop si batte il penalty con Martiniello che, freddissimo, spiazza Cavalieri e regala tre punti ai suoi. La Vastese continua così la sua rapida risalita in classifica, mentre per il Porto Sant'Elpidio rimane la bella prestazione e tanta rabbia per una decisione della terna risultata poi decisiva. Oh, che non fosse una partita semplice, direttore, ce l'aveva già detto, a parte che Stefano mercoledì era stato a Castelnuovo 0-0 tra Castelnuovo e Atletico Porto Sant'Elpidio, ce l'aveva già detto da Derio. Ci ha detto, guardate che non sarà una partita semplice, ed effettivamente semplice non è stata, perché insomma... Sì, la sapevamo, infatti è stata una delle partite che ci ha destato più preoccupazioni. Stamattina infatti ne parlavamo con la società e, superata questa, ci siamo tolti un bel peso, perché è una partita, che è una squadra che comunque si è chiusa al primo minuto, anzi... se non eri ben equilibrato rischiavi anche verso il 70esimo, hanno avuto un contropiede, di poterla anche perdere, quindi contenti di averla portata a casa. Prima è arrivato un messaggio che abbiamo fatto vedere riguardante proprio D'Addario, che sembra aver un po' cambiato l'inerzia di questo campionato, non so se sei d'accordo, che cosa pensi che abbia dato questo allenatore? Ma guarda, ha dato a 360 gradi una mentalità diversa, perché quando siamo ricaduti su questa scelta, che era proprio la vigilia di Natale, ci siamo imposti un po' di cambiare un po' tutta la struttura della società e il modo di pensare, quindi abbiamo ridato un po' piglio, perché secondo me ci eravamo un po' tutti appiattiti, quindi da partire sia dalla parte tecnica che a partire anche da quella societaria. E quindi ci ha dato più carica a tutti, più voglia di crescere, di migliorarci, e giorno dopo giorno, ripeto, sia la società sia la squadra lavoriamo per crescere. Ecco Fabio, allora a questo punto vedi quando un tecnico riesce a far svoltare tutto un ambiente? Sì, ma infatti come Giulio Nova, anche la Vastese ha fatto una scelta importante con un allenatore che ha avuto in passato anche esperienze, direi anche importanti di nuovo, e quindi per cercare di andare tra virgolette sul sicuro per quanto riguarda l'esperienza. Però ascoltando le parole del direttore e avendo avuto anche una diretta esperienza con l'ambiente, con la società della Vastese, secondo me se si è fatto questo switch, e forse grazie anche all'allenatore o all'interno della società, cioè di pensare che probabilmente è il momento di volare basso e di cercare di, anche perché la situazione si stava facendo anche un po' difficilina, e quindi volare basso, cercare di costruire, perché ogni anno quando si parte a basso, io so perché ci ho avuto un'esperienza diretta, ci sono sempre ambizioni, si fanno sempre certi discorsi per quanto riguarda la vittoria del campionato, e quindi probabilmente bisogna costruire qualcosa, per costruire qualcosa ci vuole del tempo, e credo che se adesso, come dice il direttore, si sono un attimino guardati, hanno cercato di capire, di costruire, di ripartire con una scelta, con una guida tecnica anche importante, facendo anche un mercato, credo, di riparazione, lo stesso con giocatori che hanno il fatto loro, si possa costruire qualcosa. Direttore, ma è cambiato qualcosa anche dal punto di vista della preparazione atletica? Perché noi abbiamo visto, almeno giudizio mio personale, una squadra che corre decisamente di più rispetto a quanto non facesse ad inizio campionato.
Ma dal punto di vista atletico, diciamo che il preparatore, se un preparatore il prof Barrea, che comunque è uno di molto esperto e bravo, non è cambiata tanto la condizione fisica. Secondo me è cambiata un po' tutta l'organizzazione, perché per esempio il mister è stato a Basto, quindi sapeva come eravamo organizzati 2 anni fa. È chiaro che una squadra girando i campi o andando a lavorare nelle ore contate, quindi hai il campo un'ora e mezza, non puoi procedere a fare un determinato lavoro. Noi invece il 24 dicembre ci siamo guardati e siamo migliorati anche quello, quindi noi abbiamo fatto un accordo con il nuovo campo di Vasto Marina, dove è sempre a nostra disposizione tutti i giorni in qualsiasi ora senza avere problemi di orario, e questo ti porta a migliorare anche la prestazione del giocatore, perché fai prevenzione, perché vai al campo prima, quindi la società è cresciuta a 360 gradi. E poi è chiaro che quando dall'alto sei organizzato, migliori, anche giù la parte tecnica è più agevolata, perché tutti possono permettersi di fare tutti il lavoro al 100%, quindi anche il prof, l'aiuto del prof, tutto lo staff tecnico, gli hai dato la possibilità di lavorare in una certa maniera, e i risultati poi è chiaro che si vedono anche nel campo. Vasto Gerardo e Castelnuovo in due non arrivano a 1000 abitanti, la prima 600 e la seconda 300, come fanno a fare la Serie D? Vabbè, non è che i campionati sono in base alla grandezza e alla popolazione. Direttore, ti chiedono di portare a Vasto Roberto Inglese. Ora, io prima ho detto che non ce la faccio a pagare i debiti dell'Inter, più o meno le proporzioni siamo lì, Roberto Inglese a Vasto, diciamo che... Ma a Vasto ci sta, quest'estate faceva allenamento all'Aragone, quindi... No, vabbè, no, ti dicono probabilmente di farlo venire a giocare, ma non penso che in questo momento Roberto Inglese abbia ambizioni di Serie D. La Vastese ha tenuto palla per l'80% della partita di oggi, vittoria sta meritata. Andrea, vengo da te, sai perché, che cosa voglio chiederti? Perché poi spesso si dice... Anche la lettura di una partita che tu giochi contro l'ultima della classe, contro una squadra in difficoltà, anche se aveva fatto 0-0 mercoledì, 6-0-0, togli un attaccante come Leandro Martinez e inserisci Obodo, e da fuori 99 persone su 100 dicono: ma l'allenatore è pazzo. E invece probabilmente anche nella lettura delle partite, in scelte che possono sembrare in controtendenza, anche lì c'è la mano dell'allenatore. Ed evidentemente aggiungo che oggi Martinez non era in giornata, perché il giocatore che abbiamo visto in queste partite difficilmente lo togli se devi ancora vincere una partita. Evidentemente era in giornata, no, e poi anziché inserire subito un attaccante ha preferito mettere un uomo in mezzo al campo per evitare ingorghi ulteriori dentro l'area di rigore del Porto Sant'Epidio, perché Porto Sant'Epidio ha perso solo 2-0, l'abbiamo detto, con Campobasso, ha fatto 0-0 a Castelnuovo. Questa squadra che ha cambiato qualcosa, ma non ha grandi pretese, come ha detto il DG Cossu, ed evidentemente è pronta a scendere in campo e difendersi, farlo a oltranza, buttare poi questa palla in avanti per il centravanti e sperare che succeda qualcosa, ma loro sono pronti a difendersi 95 minuti, e siccome sono pronti a fare quello, sono specializzati in quello, ti rendono difficile fare la partita offensiva, perché non si creano la pretesa di ora esco e provo a fare qualcosa, no, loro stanno lì dietro, ed evidentemente è stato questo il problema che ha avuto oggi la Vastese, che alla fine l'ha sbloccata su una palla inattiva. Poi con Obodo la situazione, ripeto, sarà anche migliorata, però ho visto a punizione di Obodo, il gol è nato da un calcio d'angolo, alla fine ti devi anche affidare a questi episodi proprio su palla ferma per venire a capo di una gara dove effettivamente per tasso tecnico non c'è la partita. Assolutamente, intanto giustamente ci scrivono che a Castelnuovo sono 7500 abitanti. Direttore, buonasera, ma perché l'Aragona è ridotta così male? Avevamo un prato stupendo. L'Aragona perché ha bisogno di fare dei lavori, e nell'elenco delle cose della società c'è in progetto anche la ristrutturazione sia del manto ma anche dello stadio. Purtroppo è un campo che l'altitudine e la temperatura non aiuta. Sono stati fatti degli interventi, adesso dobbiamo aspettare comunque la primavera, stiamo facendo il massimo, però con l'amministrazione c'è un'idea di fare dei lavori a ben più ampio raggio, insomma. Vediamo la classifica, perché la considerazione di prima di un nostro telespettatore la gira Fabio Montani. Fabio, ma a questo punto la Vastese può anche sognare i playoff? Io
adesso in questo momento è presto, perché c'è un allenatore nuovo, c'è una squadra che è stata anche cambiata in diversi ruoli, e quindi dare la possibilità all'allenatore di lavorare, di dare continuità. Poi ripeto, come ho detto per le squadre che sono in avanti, più in là si possono fare certi discorsi. Nel caso della Vastesi in questo momento io penserei, perché fino a 2-3 settimane fa c'era un'altra situazione, adesso ce n'è un'altra diversa perché ha fatto dei risultati buoni, ha raccolto dei punti, cercare di costruire, far quadrare questa squadra, perché l'allenatore non c'ha una bacchetta magica, ma deve avere il suo tempo per lavorare. Quindi in questo momento è presto, e fare questi punti dà fiducia, dà autostima, fa lavorare durante la settimana la squadra bene. E tra l'altro voglio aggiungere il discorso che facevi tu, Jacopo, sulla partita: queste sono le partite più difficili, perché giochi contro una squadra che non c'ha nulla da, niente da perdere, e gioca per 85 minuti sotto la linea della palla, dentro il campo, dentro la metà campo propria, con un campo che mi sembra dal televisore è un attimino imbarazzante. Una squadra che vuol giocare, vuol proporre qualcosa con dei giocatori anche di qualità, fa fatica. Quindi che ben venga anche il gol alla fine, che ti porta a casa tre punti importanti e ti fanno lavorare durante la settimana in modo ottimale. Allora Stefano, se andiamo per paradossi, si scherza, se la partita con l'Atletico Porto Sant'Elpidio era la più complicata, perché il Porto Sant'Elpidio non aveva niente da perdere, allora questa autostima può aiutare il prossimo turno, perché a basso arriva la Recanatese. Sì, chi deve temere adesso la Recanatese? Ma io volevo arrivare lì, perché nella domanda che tu hai fatto al mister delle ambizioni playoff, io volevo rispondere così: se la Vastese ripropone delle partite non come quella di oggi, ma con lo spirito con cui è andata a giocare sul campo della Cinzia Albalonga, la Vastese può fare il risultato con chiunque. E quindi anche con la Recanatese. Chi è che ti ha stupito di più in questo periodo nella Vastese? Un giocatore che già c'era e che è magicamente, secondo me, ha cambiato e ha dato passo a sta squadra, che è Obodo. Che è cambiato dalla sera alla mattina, secondo me, io dico così, sì, perché all'inizio anno lo vedevo come un giocatore un po' spento, un po' spesato, e poi alla fine, già dalla partita col Castelnuovo, poi l'ho visto con la Cinzia Albalonga, è un giocatore che si è ripreso in mano questo centrocampo. Assolutamente. A me invece, oltre a Di Prisco, ha stupito tantissimo Diarra. Non so che cosa ne pensa il direttore, ma a me Diarra piace tantissimo, veramente tanto. Beh, un giocatore che ha ampi margini di crescita, un grande ragazzo prima di tutto, che ama lavorare in silenzio, vuole fare questo di mestiere, vuole arrivare a livelli importanti e tutti i giorni si impegna per potersi migliorare. Quindi abbiamo anche uno staff comunque che gli mette a disposizione le potenzialità. Assolutamente. Noi stiamo per andare a vedere il prossimo turno, perché siamo in chiusura, ricordando Andrea che... Insomma, non è che vogliamo vantarci, però abbiamo avuto Leandro Martinez, che poi ha fatto 3 gol di fila, Di Prisco, che ha fatto un super gol, è l'unico di quest'anno. Mercoledì abbiamo avuto Banegas, oggi in gol Fabio Montani, non gioca più, ma se giocasse un calcio di punizione probabilmente sotto l'incrocio lo metterebbe anche Andrea Masciangio, non lo so, però probabilmente di testa. Neanche di testa, vabbè, no. Vediamo. Vediamo se tra poco magari torna. Quindi torna, si sta all'opera. Prenotare per il chissà. Prodetto, vedi? Si prenota per il prodetto. Sì. Assolutamente, sì. Vediamo il prossimo turno di Serie D. Campobasso Pineto, sarà l'esordio per Andrea in 30 secondi, visto che non ne abbiamo parlato perché non ha giocato. Campobasso Pineto, la prima, Andrea, per Marco Pomante sarà difficilissima, vero? Assolutamente sì, sarà un grande battesimo. Tu ricorderai quello che ho detto la settimana scorsa, che mi auguravo non ci fosse questa opportunità, ma lo dicevo perché non era il caso di bruciare una figura giovane ed emergente come Marco Pomante, che stava facendo molto bene con la Juniores, e ritenevo fosse giusto puntare, in caso di esonero di Amauro, su un profilo un po' più esperto. La società ha ritenuto di dare fiducia a Marco Pomante, che è un nostro amico, quindi io personalmente, ma penso tutta la redazione, possa fare un grosso in bocca al lupo a Marco, che peraltro, lo ricordiamo, da giocatore è stato
capitano del Pescara in uno dei momenti più difficili della storia del Pescara, capitano dell'Aquila Calcio, capitano del Pineto, insomma è un ragazzo che quando ha giocato ha lasciato il segno in qualsiasi piazza dove è stato, è tornato a Pineto per iniziare questo percorso da allenatore, ora quasi d'improvviso gli viene data questa grande opportunità. Secondo me è una situazione molto difficile perché il Pineto sta ricostruendo la squadra con l'arrivo di Mbupà, con l'arrivo di Fioretti, altri giocatori potrebbero arrivare, ha fatto dei provini Baldinini, centrocampista ex San Benedettese Forlì, non so se firmerà nei prossimi giorni, però la classifica comincia a essere brutta, ci sono delle partite da recuperare, li facciamo in bocca al lupo perché il compito che ha davanti, cioè ricostruire, ricompattare un ambiente che si è sfibrato, non è assolutamente semplice, quindi se lui farà bene dimostrerà già di essere un allenatore, devo dire, pronto per allenare a un certo livello. Quando verranno recuperate tutte queste partite mancanti? Io ti vorrei rispondere, ma ci vuole mezz'ora e sono le 21.03, veramente. Non abbiamo il tempo, poi magari mercoledì ci sarà un'infornata. Mercoledì. Perché giocheranno il Notaresco e il Giulianova a Montegiorno, Montegiorgio. Vediamo il prossimo turno rapidissimamente, dobbiamo chiudere Castelfidardo Fiuggi, Castelnuovo Giulianova, Cizia al Balonga Priglia, Matese Rieti, Montegiorgio Agnonese, Notaresco Porto Sant'Elpidio, Vastese Recanatese, Vasto Girardi, Tolentino, grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Montegiorgio Giulianova e Notaresco Castelfidardo mercoledì e poi anche Recanatese Fiuggi, Tolentino Agnonese e Vasto Girardi Matese mercoledì 10 febbraio 14.30. Perfetto, grazie Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Stefano Recanati. Grazie a voi, ciao ciao. E grazie per essere stati in nostra compagnia Fabio Montani e il direttore generale della Vastese Andrea Masciangelo. Grazie. Grazie Fabio, a voi, grazie. Buonasera. Grazie. Ciao. Grazie a Maurizio Daguina in regia, ma soprattutto oggi più che mai davvero a tutti i tecnici, in special modo a chi Stefano come Claudio Di Giacomo ti ha accompagnato nell'odissea di Rieti, ma davvero eccoti qua. Sono sempre io. Vogliamo ricordarti così. Sì. Grazie. Ti ricorderemo sempre così, bardato come non mai. Grazie davvero a tutti i tecnici e i giornalisti che hanno lavorato anche oggi. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.